si parla di cultura e ripensare anche gli spazi della cultura per la sopravvivenza del mondo dell'arte in generale diventa fondamentale in un periodo storico laddove l'arte sembra essere stata davvero messa da parte. Un perfetto esempio quindi di rimodulazione, di trasformazione degli spazi è il progetto che oggi vi presentiamo. Infatti stiamo parlando di Il Lucernario, un esperimento tra teatro e cinema sviluppato all'interno di due musei davvero importanti all'interno della nostra città partenopea, ovvero il Museo Filangieri, il Museo del Tesoro di San Gennaro, e che oggi vi presentiamo in compagnia del nostro ospite. C'è qui il regista dell'opera, che sarà visibile in streaming a partire dal prossimo giugno. Francesco Saponaro, salve, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno e grazie dell'ospitalità. Senta, grazie, molto contento di essere con voi. Piacere nostro, tra l'altro il piacere di parlare attraverso lei di bei progetti, di cultura, un progetto questo che sarà visibile in streaming, un progetto che fonde teatro e cinema chiamato Il Lucernario ed è nato tra l'altro nel 2018 e che vedrà appunto prestissimo la luce in streaming e magari ci può dire anche la data. Sì, a proposito di pedagogia, di didattica, lei ha parlato prima di scuola, ovviamente è una questione importantissima quella di riportare il prima possibile la cittadinanza alla fruizione dell'arte. Questo progetto in realtà nasce da un bando di concorso importante, un bando di formazione artistica che la cooperativa sociale Meti ha vinto per la SIAE nel 2018-2019. Mi è stato chiesto appunto di chiudere questo progetto con una residenza artistica rivolta a dei giovani under 35, dei giovani attori, già però ampiamente nell'ambito della professionalità, e quando ho letto il copione, la prima stesura del testo curato da Massimiliano Virgilio, che è uno scrittore, sceneggiatore napoletano molto importante, insieme ad altri due giovani ma ormai prestigiosi scrittori, che sono Fabio Pisano, che è un autore di teatro molto importante, e Alberto Bile, ho letto il copione e mi sono reso conto che questa storia incentrata, ispirata a una vicenda scottante, cioè alla morte sul lavoro o su un lavoro di precariato del giovane Salvatore qualche anno fa, che cadde purtroppo da un lucernario per guadagnarsi qualche spicciolo in più svolgendo invece l'attività di garzone di bar proprio sull'asse di Via Duomo. Ecco, questa storia ho deciso di ambientarla nel Museo Filangieri, che ringrazio perché siamo stati accolti mentre nel Museo Filangieri, come si vede dalle immagini, insistono dei lavori di ristrutturazione molto importanti, quindi c'è un cantiere di lavoro. Insieme al cantiere di lavoro abbiamo creato un vero e proprio cantiere di formazione artistica e abbiamo provato a partire da questo testo, e poi ho deciso di dargli una trasversalità filmica e quindi di filmare il lavoro e di immaginare un esperimento. Abbiamo finito le riprese il sabato scorso, ora siamo già in pieno montaggio video per costruire questo piccolo film che dovrebbe appunto andare in streaming probabilmente sulle pagine, sulle piattaforme del Museo Filangieri, e grazie al Museo Filangieri e al Museo del Tesoro di San Gennaro gli autori hanno lavorato ad accumulare materiali dall'archivio, dai documenti, e in realtà si insiste su questa storia simbolica, che è la perdita di questo ragazzo, una perdita chiaramente scottante, straziante, perché il tema della sicurezza del lavoro, come abbiamo purtroppo appreso nelle ultime settimane, è un tema vivissimo e tra l'altro parla ancora pochissimo, cioè davvero troppa poca probabilmente l'attenzione. Questa diventa un'occasione ma anche un monito per far luce, per l'appunto, verso gli ultimi che sono a metà, che non riescono a trovare l'equilibrio tra un lavoro precario e il sacrificio di un lavoro comunque conquistato.
stato, ecco, non si riesce ad interpretare poi quale dovrebbe essere la soluzione giusta. È importante, esatto, lanciare, ecco, ancora una volta un messaggio del genere, e tra l'altro lo ricordava poc'anzi lei, scenario, location ideale, sono queste due eccellenze, no, nel nostro capoluogo partenopeo, quale il Museo Filangieri, il Museo del Tesoro di San Gennaro, che ben possono restituire anche la drammaticità della storia. E tra l'altro ricordiamo che Filangieri, sì, proprio come personaggio, combatté molto per l'emancipazione e donò proprio agli ultimi, no, la sua collezione, che poi donò alla città. Infatti, come giustamente dice lei, il nostro film insiste su questo rapporto, su questo dialogo immaginario tra un ragazzo che non ha avuto la possibilità di accesso diretto alla formazione, diciamo, culturale, al beneficio dell'arte, e incontra lo spirito di Gaetano Filangieri, che evidentemente si rammarica perché il suo lascito testamentale e la... questa donazione straordinaria che ha lasciato alla città non trova il giusto conforto nelle coscienze degli ultimi, in questo sottoproletariato urbano che deve ancora continuare ad arrangiarsi e per cui dobbiamo rivendicare un lavoro buono, dignitoso e sicuro. E quindi il film riguarda e insiste anche su questo tema. Io credo che a partire dai processi di formazione e di didattica bisogna assolutamente insistere sulla restituzione del grande patrimonio culturale che questa città e che questo paese hanno nei confronti soprattutto dei più giovani. Come bisogna si inseriscono, ritornare, appunto, il prima, ecco, possibile. Tornare nei teatri, ecco, nei musei, però come si inseriscono le bellezze rare museali e i tesori all'interno nascosti con una storia che è comunque drammatica e attuale più che mai? Tra teatro, ricordate, beh, perché cinema. Con gli autori abbiamo immaginato che questo giovanissimo ragazzo, entrando immaginativamente nel Museo Filangieri, venga affascinato dalle opere esposte nel museo. Ecco perché si tratta di un esperimento che fonde documentario, film in tempo reale e anche videoarte. Nel Museo Filangieri, oltre alla collezione straordinaria di porcellane di Capodimonte, di quadri storici, ci sono per esempio due esperienze pittoriche meravigliose. Sono un quadro di Mattia Preti che campeggia nella Sala Agata e uno straordinario Giovan Battista Decollato di Giuseppe De Ribera. Sono tra le eccellenze pittoriche di questa pinacoteca che appunto a fine Ottocento, durante il risanamento, Gaetano Filangieri, nipote dello straordinario illuminista, volle donare alla città di Napoli. È un museo in questo momento in ristrutturazione, ma a breve verrà riaperto e restituito alla città. Io consiglio veramente a tutti e soprattutto ai più giovani di recarsi in questo museo e di acquisire la spinta, la pulsione alla bellezza. Probabilmente il messaggio del nostro lavoro è che solo attraverso il recupero della bellezza e del rapporto carnale con la bellezza noi riusciamo a dare una speranza ai giovani e a ritrovare una spinta ad essere anche un po' più giusti e migliori. Ripensare, questo credo che sia ripensare importante. Sicuramente agli spazi è anche un compito che vi ha visto protagonisti, e quindi ripensare anche a un nuovo modo di guardare, di interpretare, di emozionarsi attraverso l'arte, perché ricordiamo che purtroppo a causa della pandemia questi luoghi sono stati totalmente disabitati, invece l'auspicio è che possano ritornare ad essere poi visti in maniera vivida da tutti coloro, ecco, che potranno finalmente entrare in questi luoghi meravigliosi. Sì, come nelle grandi capitali, noi siamo una grande capitale, lo siamo stati e dobbiamo continuare ad esserlo, come per esempio a Parigi, al Beaubourg. I musei non sono soltanto luoghi di esposizione, ma anche luoghi di laboratori. Noi abbiamo appunto nel Museo Filangieri realizzato un laboratorio d'arte, un laboratorio teatrale che è diventato un film, quindi una residenza artistica con dei giovani che mi piacerebbe nominare, perché sono poi loro i veri protagonisti a cui questo lavoro si rivolge. Luigi Bignone, che interpreta questo giovane ragazzo, Riccardo Marotta, che interpreta Gaetano Filangieri, Francesca Borriero, Nicola Conforto e Ivan Giuliucci, che sono le parenti di San Gennaro, e Iano Aceli Linart, che è una giovane ragazza universitaria che vive il dibattito tra una religione a volte troppo
come dire, chiusa in se stessa e invece la spinta all'emancipazione culturale attraverso la lettura di Giacomo Leopardi. Quindi è veramente un lavoro trasversale che si arricchisce di molteplici linguaggi, da quello letterario a quello documentaristico. Abbiamo per esempio girato una scena straordinaria in uno splendido luogo che è lo studio biblioteca di Gaetano Filangieri, che è uno scrigno di testimonianze preziose. Insomma, una suma di bellezza che non possiamo perderci. Sì, che speriamo di restituire presto, esatto, e di allargare il più possibile alla società civile. Grazie, grazie al regista Francesco Saponaro, grazie per averci illustrato davvero questo ambizioso progetto e lucinario, un esperimento tra teatro e cinema, e naturalmente ad essere filo conduttore è l'arte, la bellissima arte declinata in tutte le sue meravigliose bellezze. Grazie davvero, complimenti, noi ci ritroviamo subito dopo pubblicità, restate con Mattina 9.